Le emissioni congiunte rappresentano occasioni speciali in cui due o più paesi collaborano per emettere francobolli. Queste emissioni commemorano eventi, anniversari o temi di interesse comune, rafforzando i legami culturali e storici tra le nazioni coinvolte. San Marino e Italia hanno collaborato per l'emissione del francobollo dedicato al Vespa Club, una celebrazione dell'associazionismo legato alla famosa icona del design italiano. Questo francobollo rappresenta un'innovazione rispetto alle precedenti congiunte, poiché invece di raffigurare lo stesso bozzetto dell'altra amministrazione postale, è stata inserita un'illustrazione creata ad hoc che intende incarnare lo spirito dei Vespa Club. Un mix di rinnovamento e rielaborazione di un tema che tocca più generazioni italiane e non ha riscosso un notevole successo tra i collezionisti e gli appassionati di Vespa, rafforzando i legami culturali tra i due paesi e celebrando una parte importante del patrimonio industriale italiano. Qui a San Marino il Vespa Club è stato fondato nel 1963 e vanta oltre 60 anni di storia. Il club partecipa prevalentemente a manifestazioni nazionali ed internazionali. Attualmente conta oltre 50 tesserati sammarinesi che organizzano eventi sia a San Marino che in zone limitrofe. Quest'anno il Vespa Club di San Marino ha partecipato al Vespa World di Pontedera con una generazione di passeggeri dai 13 ai 73 anni. Il 15 giugno di quest'anno un'altra significativa emissione congiunta ha visto per la prima volta San Marino collaborare con ben tre amministrazioni postali: Italia, Vaticano e il Sovrano Militare Ordine di Malta. L'emissione congiunta che abbiamo realizzato celebra la Croce Rossa come organizzazione internazionale umanitaria di importanza mondiale ed è stata ufficialmente presentata in una cerimonia istituzionale che si è tenuta a Roma. L'emissione ha voluto sottolineare l'importanza della Croce Rossa nella storia e nel presente, celebrando il suo impegno umanitario universale. La cerimonia di presentazione a Roma ha evidenziato il ruolo centrale dell'Italia nella storia della Croce Rossa e l'importanza di questa organizzazione nel contesto internazionale. La collaborazione tra le diverse amministrazioni postali dimostra un forte impegno verso la cooperazione internazionale e la promozione di valori umanitari condivisi. Siamo state anche presenti agli eventi della Croce Rossa Italiana che si sono tenuti lo scorso 22 giugno a Solferino, località tristemente nota per l'omonima battaglia del 1859 durante la Seconda Guerra di Indipendenza Italiana. Proprio la terribile sofferenza osservata durante la battaglia spinse Henri Dunant ad organizzare tutti i volontari medici che assistevano i feriti delle fazioni presenti in quello che sarebbe diventato il primo fulcro della Croce Rossa. La presenza a Solferino ha rafforzato il legame storico e simbolico con l'organizzazione, ricordando le radici del movimento umanitario. Ha presenziato all'evento anche il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. Particolarmente rappresentativo per Poste San Marino è anche il 75esimo anniversario di fondazione della Croce Rossa Sammarinese, che ricorre proprio nel 2024. Le emissioni congiunte sono molto apprezzate dai collezionisti per la loro unicità e per il loro valore storico e culturale. Gli elementi chiave di un'emissione congiunta sono la collaborazione internazionale, perché tutti i paesi e le amministrazioni postali coinvolte lavorano insieme in tutte le fasi di progettazione e promozione. La commemorazione di eventi speciali, dato che questi francobolli celebrano eventi storici e valori etici e culturali condivisi fra i vari paesi emittenti. E poi c'è il valore collezionistico. La rarità e l'unicità di queste missioni le rendono particolarmente ambite e ricercate dagli appassionati filatelici. Di nostre emissioni congiunte di successo ricordiamo le due repubbliche del 2006 con l'Italia, la giornata della lingua italiana 2009, sempre in collaborazione con Italia e Città del Vaticano,
Questi francobolli promuovono la cultura e la storia dei diversi paesi coinvolti, aumentando così la consapevolezza e l'apprezzamento reciproco. Per ampliare così la collaborazione e rafforzare i legami diplomatici e culturali tra i paesi. La prospettiva futura di Poste San Marino è certamente quella di continuare a collaborare con gli altri paesi e le amministrazioni postali per realizzare nuove missioni congiunte di alto valore e prestigio. Con l'evoluzione del design e della tecnologia, queste missioni continueranno a evolversi, offrendo nuove opportunità per il collezionismo e la promozione culturale. In conclusione, le missioni congiunte non solo celebrano icone culturali, ma rafforzano i legami tra le nazioni e offrono ai collezionisti pezzi unici di grande valore storico.